Buongiorno a tutti, ciao a tutti da Francesco Nano, benvenuti su scuolasuono.it. Abbiamo in linea con noi Mario Bertodo, un tecnico del suono di SMC Records, conosciuto attraverso il simpaticissimo, gentilissimo e bravissimo Renato Campaiola, mio docente all'APM. Ed effettivamente adesso preferirei che ti presentassi, insomma, con la tua voce. A te la parola, Mario. Buon pomeriggio a tutti, io sono Mario Bertodo, come ha detto giustamente Francesco, e svolgo l'attività di tecnico del suono, produttore, nonché socio di Renato Campaiola, e così abbiamo questa piccola realtà, ma molto molto agguerrita, molti anni ormai. Credo che in Italia siamo tra i pochissimi che stiamo sul mercato da più di 25 anni, che non è poco per essere, Eh già. insomma, in questo mercato così abbastanza particolare da un certo punto di vista, no? Anzi, complimenti a voi per aver resistito tanto. Ma tant'è che l'anno scorso, adesso mi viene in mente perché sto guardando proprio il foglio, ero andato al NAMM a Los Angeles per vedere, non ero mai stato, e gli americani, in maniera assolutamente inaspettata e gratuita, ci hanno dato un diploma per essere nel music business da più di 25 Ma dai. anni. Veramente, veramente. Ci è arrivato per posta e siamo rimasti, come si può dire, sorpresi da una cosa del genere, insomma. Hanno riconosciuto la Naturalmente, vostra longevità, molto, molto, insomma. molto ben sorpresi, ovviamente. Immagino, sì. Comunque, voi in SMC Records vi occupate prevalentemente di musica classica e musica acustica, se non sbaglio. Noi sì, ci occupiamo di musica classica e musica acustica, e poi spazia dalla sinfonica, la musica da camera, a una specie di crossover è una parola molto brutta da un certo punto di vista. Comunque abbracciamo sì quello che è la musica acustica in generale, La musica suonata, insomma, dal vivo. suonata con gli strumenti veri. Quante Quindi, interfacce MIDI avete nel vostro studio? Ne abbiamo una. Benissimo, non si sa Una, mai, io insomma. nel mio studio di casa ne ho un'altra. No, anzi, non ce l'ho più, neanche quella. Ah, ecco. Sì, ne ho una piccolina, proprio una cosina. Allora, senti Mario, veniamo al quesito di oggi. La cosa che vorremmo sapere noi di scuolasuono.it è se hai ascoltato il confronto della registrazione analogica, cioè del mixaggio analogico rispetto al mixaggio digitale, che cosa ne pensi del confronto, quali sono diciamo, i risultati che si possono trarre da questo esperimento secondo la tua visione, e non lo so se ti fai anche portavoce della visione di Renato. Insomma, adesso ci spieghi com'è andato Sì, l'ascolto. beh, abbiamo ascoltato in tempi diversi i due mix. Sono due mix fatti, realizzati da due, come si può dire, tocchi, due mani diverse, naturalmente. Dire meglio uno e meglio l'altro non ha senso, perché possono piacere per certi versi uno e per certi versi l'altro. Io devo essere onesto, e Renato, senza sapere nulla, ha detto la stessa cosa, quindi eravamo d'accordo. Alla fine ci piaceva di più il mix fatto dal vostro collaboratore, In come si digitale, chiama insomma. questo momento? In Gaetano, digitale. sì, Gaetano Cirillo, Gaetano, dell'Accademia del Mixaggio, sì. scusate, no, scusate, non ricordavo bene il nome. Ci piaceva di più alla fine perché secondo noi era più definito come mix, un po' più frizzantino, mentre il brano mixato nello studio di vicino a Brescia, se non sbaglio, con le solid state, eccetera, eccetera, è un pochino più rotondo, però meno definito. Certo. Però, ripeto, sono state due scelte, e quindi
Ecco, due scelte diverse, insomma. secondo voi si può trarre qualche conclusione da questo esperimento, oppure è un esperimento un po' fine a se stesso, lascia un po' il tempo che trova. La differenza analogico-digitale l'avete sentita, oppure per il fatto che i due fonici sono due persone diverse, comunque secondo voi non era possibile avvertire questa differenza? Come la vedi? Posso darti una risposta? Non c'è una risposta di per sé. Secondo me hanno agito secondo la loro sensibilità, che è assolutamente non giudicabile, Non secondo giudicabile. me. Ognuno la vede come vuole lui, insomma, come crede. In quel momento, come credevano uno all'altra parte, vedevano i mix di quel brano così, come l'hanno poi alla fine fatto sentire, insomma. Ecco, per esempio, Ruggero Poll del Garage Studio, altro Sì. allievo, tra l'altro, di Renato, perché ci siamo proprio conosciuti all'APM Quante anni fa. Sì, infatti. persone? Ormai. Ecco, loro l'hanno ascoltato anche loro in studio, hanno confrontato i due mix. La sua idea, insomma, la sua opinione è che il mix analogico risulta essere comunque più tridimensionale, mentre il mixaggio, diciamo, digitale risulta così essere un po' più asciutto, si mangia un po' i reverberi. Insomma, Ruggero ha insistito molto sull'idea che l'analogico restituisce, se vogliamo chiamarlo calore o comunque profondità, insomma, tridimensionalità, e esalta i reverberi rispetto al mixaggio digitale. Secondo te, questa visione è una visione così che ci azzecca, oppure tu sei di un altro avviso? Dal mio punto di vista, ripeto, sono gusti. Io non ci ho visto tutto questo spessore in termini di tridimensionalità del mix analogico. È un po' più caldo, quello sicuramente. Io, come risultato finale, avrei preso quello mixato da Gaetano e l'avrei solo arrotondato, ecco, avrei fatto un mastering un pochino più rotondo. Ma ripeto io, Certo. è il mio gusto. Quindi ci fermiamo solamente su un confronto, diciamo, di gusto, ecco, e non tecnico, Secondo me relativamente ai sì, mix. alla fine sì, insomma. Ho Poi capito. io tra l'altro ho anche guardato i due video. Addirittura. Sì, li ho guardati, sì. Mi sono preso un attimo, ma così anche perché era una curiosità anche di confronto, Ti no? abbiamo annoiato o sei stato bene con noi? No, l'ho seguito. Beh, insomma, il video è quello che è, ma poi non è quello il Mo, punto era adesso non può cercare di fermiamoci sui capire, può particolari. cercare di capire qual era il loro approccio al mix, insomma. Sì. Tutto qua. Ho capito, va bene. Allora, la tua opinione l'abbiamo raccolta e adesso con molto piacere la girerò a tutti gli amici di scuolasuono.it. Va bene. Allora, salutiamo tutti gli amici di scuolasuono.it. Noi alla fine della registrazione ci salutiamo in separata sede. E ciao da Francesco Nano di scuolasuono.it e un saluto e un grande ringraziamento a Renato e a Mario di SMC Records. Grazie, grazie a voi per il vostro tempo dedicato. Ciao a tutti.